sentito forte, determinata. E ho avuto la netta sensazione che non difendesse a oltranza e a priori il figlio. È una donna che vuole la verità e lavora, si attiva, fa tutto quello che è nelle sue possibilità per ottenerla ed è pronta ad accettare qualsiasi esito della sua ricerca, anche la colpevolezza di Cedric. Avrebbe potuto gridare al complotto, dichiararsi vittima sacrificale di un sistema corrotto o inveire contro il pontificato, invece parlava di Cedric e le si illuminava il volto. Raccontava del loro rapporto, dell'affetto speciale che li legava e io nella sua espressione leggevo solo amore. Quell'atteggiamento mi ha spiazzata. Mi aspettavo di incontrare una donna corrosa dal dolore, forse anche dall'odio, pervasa da sentimenti negativi, rancorosi, frutto di oltre 20 anni di richieste cadute nel vuoto. Le attese imbrutiscono e imbruttiscono. A Muguette il tempo invece aveva solo ingrigito i capelli, che però adesso aveva striato di blu. Le dissi che di Cedric conoscevo solo quello che avevo letto sulla stampa, su alcuni libri, che non mi ero fatta nessuna idea di come fossero andate le cose quella tragica notte del 4 maggio e che comunque avrei fatto tutto ciò che era in mio potere per regalarle almeno un tassello di verità. Fu una promessa sincera, lo pensavo per davvero, così come lo penso ancora adesso. Ho immaginato più volte Muguette, dopo quella giornata, nel suo villaggio, nella sua casa, a guardare fuori dalla finestra la neve cadere mentre pensava a Cedric. Se penso a Muguette, penso a candidi e soffici fiocchi di neve che lievi si posano in giardino. Non so perché io abbia di lei questa immagine. Ci siamo incontrate a Ginevra in un giorno d'autunno. La temperatura era mite e nulla richiamava alla mente una bufera di neve. Mi mette lui di capire cosa ci fosse in quel fascicolo che nessuno aveva visto finché, degli esterni appunto che non addetti al lavoro, finché non l'ho visto io. E così è cominciata questa storia. Così è cominciata questa storia e allora io vorrei ripercorrerla con te. Immagino che voi la storia la conosciate tutti, la ricorderete tutti, questo diciamo omicidio-suicidio in Vaticano che ha lasciato troppi misteri e soprattutto che è stato frettolosamente archiviato senza che ci fosse davvero la volontà di andare a capire che cosa fosse successo. Una spiegazione di comodo, come spesso accade. Cos'è che ti ha colpito nel pensare se io cerco posso trovare qualcosa di diverso? Ma anche in questo caso è stata Muguette, che quando ci siamo incontrati, Muguette mi ha raccontato quella sera, quella tragica sera del 4 maggio. Muguette mi riferisce una cosa che mi lascia immediatamente basita. Mi dice, quella sera qualcuno viene a casa mia intorno alle 10:30 di sera, 10:30 alle 11 di sera. Lei non era in casa, la chiamano, le dicono di rientrare perché è successo qualcosa di grave e lei mi dice candidamente: io pensavo che fosse capitato qualcosa a Sara, a Melinda, a chiunque, ma non a Cedric, perché Cedric era in Vaticano, quindi a Cedric non sarebbe mai capitato niente. E mi dice gli orari: alle 10:30 vanno a casa sua. Io sfoglio il fascicolo e alle 10:30, quando a Muguette raccontano e lei riceve con immenso dolore la notizia prima che suo figlio avrebbe ucciso due persone e che poi si sarebbe suicidato, alle 10:30, quando qualcuno è già pronto a riferire. Un uomo d'imperio, governava con gli sguardi e con i silenzi, intercalati da respiri più o meno profondi. Quante cose mi ha detto in silenzio, tante, forse tutte, che mi amava. Me lo diceva ogni giorno, in quel modo, mai a parole. Ti voglio bene, non me l'ha mai detto, ma non ce n'è stato mai bisogno. Sono legati al silenzio alcuni dei momenti più belli della mia vita, quelli felici in cui non hai bisogno di dire nulla, perché una sola parola farebbe stonare quella melodia silenziosa. Ma al silenzio sono legati anche alcuni dei momenti più brutti e difficili della mia vita,
perché il silenzio a volte sa essere spietato, feroce, quello che precede le urla, quello del rifiuto, quello della negazione, quello dell'incertezza, silenzi che possono distruggere. La mia esperienza professionale in Vaticano è stata costellata da silenzi e non me ne ricordo uno bello. Ci ho pensato, ripensato, ma nessun silenzio proveniente dalle mura leonine è stato foriero di belle emozioni. E poi c'è il muro di silenzio contro cui si batte da 24 anni. Mi metto. È tempo che si metta fine a questo omertoso mutismo e si spalanchino le porte della verità. Una verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Per lei è tempo che si ponga fine a questo silenzio. Silenzio, silenzio in Vaticano, silenzio che, come dici tu, segna quasi tutte le vicende che avvengono all'interno della città del Vaticano. Allora mi ha molto colpito, proprio appunto per averla vissuta con te, tutta la parte in cui tu chiedevi di guardare le carte, e lì c'è una cosa che è fondamentale, cioè nonostante tu fossi l'avvocato della famiglia, nonostante tu avessi avviato questo percorso per la revisione, una cosa che appunto è avvenuta tanti anni fa, su cui si potrebbe anche, diciamo, fare chiarezza, perché c'erano altre persone e le gerarchie vaticane erano tutte altre. Comunque, a differenza per esempio della vicenda Orlandi, qui c'è un fatto, ci sono tre vittime, quindi sarebbe anche più semplice. E invece, anche per vedere le carte, ci racconti quello che è successo? Beh, è stato davvero molto complicato. È stato complicato perché io, devo dire, forse con eccessiva fiducia, pensavo che siccome Nuglietti, la famiglia, aveva diritto prendere visione di un fascicolo che era archiviato da più di 22 anni al tempo, quando questo è cominciato, in cui loro ritenevano che ci fosse un colpevole, non esisteva un segreto pontificio, non esisteva nessun segreto d'ufficio, per cui mi chiedevo per quale motivo questa donna che mi ha raccontato non ho mai visto le carte riguardo alla morte di mio figlio non ne avesse diritto. Chiedo, comincio a fare richiesta per avere accesso al fascicolo. E non mi risponde nessuno. Faccio una prima istanza di sollecito, una seconda, una terza, una quarta, una quinta, una sesta, una settima, un'ottava, e non mi rispondevano mai. Allora ho cominciato a dare fastidio, perché insomma io sono stata bollata dall'ufficio del promotore di essere una persona che fa istanze rituali, cosa della quale io mi pregio. Perché se non utilizzassi questi sistemi alternativi, difficilmente io veramente in tante occasioni avrei avuto risposta. Per cui sono andata a chiedere aiuto al segretario di Stato, dicendo: c'è qui una famiglia, c'è qui una madre, ci sono delle sorelle che vogliono sapere che cosa è successo al loro familiare. Perché nessuno mi risponde? Perché qui non è solo una questione di diritto, cioè io sto facendo una richiesta alla procura dello Stato che è retto dal Santo Padre, cioè quindi non solo manca la componente giuridica, manca proprio l'aspetto della pietas umana, perché nessuno mi risponde. Il segretario di Stato era già passata più di un anno e due mesi circa dalla mia prima richiesta, mi scrive una lettera dicendomi che questa storia era una storia che arrecava ancora tanto dolore, che provava un grande rispetto nei confronti di Nuguet e della sua famiglia per questa vicenda, e che lui stesso avrebbe provato a chiedere agli uffici giudiziari per quale motivo non mi si rispondeva. E non mi si rispondeva perché il giudice istruttore, per rispondermi, aveva bisogno di un parere da parte dell'ufficio del promotore di giustizia, che ci ha messo 18 mesi per darmi una risposta. Cioè neanche la procura di Roma, che è oberata di fascicoli, ci mette 18 mesi a darti una risposta.
che è una cosa che è fuori dal mondo. Quindi il segretario di Stato mi dice che aveva sollecitato il dottor Pignatone, il presidente del tribunale, affinché si chiudesse questo cerchio. Quindi io sono andata a cercare il dottor Pignatone, che mi ha ricevuto, e il quale però mi ha detto: io sono solo il presidente del tribunale, ma anche il parere del promotore di giustizia, posso solo sollecitare il promotore di giustizia. Il promotore ha risposto dopo un anno e mezzo in un modo che francamente fa spavento. Dice, che, insomma, mi autorizzano finalmente a vedere il fascicolo e, dicendomi che lo potevo, non avevo ragione di diritto, attenzione, cioè, perché poi è stato l'input principale, è stata la lettera del segretario di Stato. Quindi dal punto di vista del diritto, secondo l'ufficio del promotore, io non avevo diritto, questa famiglia dopo 24 anni non aveva diritto a sapere in che modo era morto il loro congiunto e per quale motivo il mondo, cioè la sala stampa, aveva consegnato al mondo dopo un'ora la colpevolezza di Cédric. Cioè questa famiglia non lo doveva sapere per questioni di diritto. Io potevo visionare il fascicolo solo in modalità di sola lettura, senza poterne in nessun modo estrarre copia, quindi non mi davano il fascicolo, non lo potevo ricopiare e riprodurre in nessuna maniera, e con due gendarmi alle mie spalle. Cioè io ci ho messo un anno per visionare quattro faldoni con due gendarmi che non mi hanno mai lasciato sola con il fascicolo. Questo libro è chiaramente un libro d'inchiesta, è un saggio, ma il passo del romanzo sembra finto. Tutto quello che tu ora stai raccontando, che è raccontato benissimo in questo libro, sembra appunto un romanzo, sembra un romanzo anche di altri tempi, no? Sembra un diritto che non c'è più, che non esiste più, e invece purtroppo è così. Tu hai seguito anche moltissimi processi, altre indagini in Vaticano, e questa è la modalità. Allora io ti vorrei chiedere, questa modalità, questi ostacoli, cioè, io la conosco la tua idea, però appunto siccome noi non abbiamo accesso a quelle stanze, è molto affascinante che tu ci racconti qual è secondo te quello che impedisce, al di là appunto del fatto che la Chiesa giustamente e evidentemente naturalmente protegge alcuni, diciamo quasi di definirei donne, perché di fronte a un caso che appunto ha tre vittime, un caso di tanti anni fa, continua a seguire queste procedure, le definirei arcaiche, cosa si vuole proteggere? Si proteggono da soli, si protegge il sistema, si protegge la loro memoria, perché anche questo va detto, perché non c'è nessuno che successivamente, cioè non mi è mai capitato che comunque anche un alto prelato di questi tempi abbia mai puntato il dito contro qualcuno che ha commesso qualcosa 20 anni fa o 30 anni fa o quant'altro. C'è sempre la tendenza a minimizzare, c'è sempre la tendenza a coprire, e questo è un problema di qualsiasi circostanza che li riguardi. Io mi occupo di casi, che tu lo sai, di abusi sessuali. Quando un abusato si rivolge alle gerarchie ecclesiastiche e quindi va dal vescovo diocesano, perché questo è quello che succede, la prima cosa che il vescovo dice è: ma tu devi perdonare. Cioè il senso della giustizia è come se non appartenesse loro, e questa è una cosa che francamente io la trovo orribile, perché quello Stato è amministrato, come dicevo prima, in nome del Papa. Le sentenze in quel paese vengono scritte in nome di Sua Santità Papa Francesco. E quello che mi domando io è vero che il nostro Signore ci ha insegnato il perdono? Il nostro Signore ci ha anche insegnato la giustizia. Fare l'avvocato non è affatto semplice, è una professione difficile, piena di responsabilità che avvolge, carica, qualche volta stritola, senza parlare poi delle notti insonni. Quello che mi è stato insegnato quando ho cominciato la professione è che i casi sono solo i casi,
e alla fine della giornata devono restare dentro al fascicolo, in studio, mai portarseli a casa. Ho sempre reputato questo insegnamento degno di lode, ma non sempre praticabile. Cedric è venuto via con me la prima sera. Era con me quando ho parcheggiato sotto casa, quando ho infilato le chiavi nella toppa e ho varcato la soglia del mio appartamento. C'era anche quando mi sono levata le scarpe seduta sul divano, mentre mio marito mi parlava di qualcosa che neppure sentivo. Siccome se ne è accorto, a quel punto gliel'ho presentato. Da allora non se n'è più andato. È rimasto con noi. È difficile estraniarsi da una storia così dura e così complessa, anzi, è impossibile. Miguel mi ha inviato tanto tempo fa una foto di Cedric con la sorella Melinda. Entrambi sono giovani, bellissimi e sorridenti. L'immagine della vita che esige di essere vissuta. Per questo la vita strappata deve essere esaurientemente spiegata. C'è una stanza, c'è una coppia, c'è Cedric. Noi conosciamo la verità che ci è stata raccontata. Tu hai parlato con Peguette, con i familiari, con tutti, tu hai visto le carte. Tu che film ti sei fatto? Intanto il film che hanno fatto loro non mi convince per niente. L'indagine è stata fatta in modo eccessivamente frettoloso. Vogliamo riassumerlo, il film che hanno fatto loro? Secondo la ricostruzione che è stata fatta dalla Procura Vaticana, Cedric quella sera, arrabbiato perché non avrebbe ricevuto una medaglia, la Benemerenti, sarebbe andato nell'appartamento del suo comandante alle circa le 8:30, 9:15, tra le 8:30 e le 9 di sera, sarebbe entrato in casa del suo comandante, quindi per questa banalissima medaglia, che peraltro attuale comandante della Guardia Svizzera, il comandante Graf, mi ha detto che era prassi darla dopo 3 anni, non era obbligatoria, quindi è anche una grandissima stupidaggine che Cedric era così sicuro di riceverla, perché non esisteva una norma che dopo 3 anni si conferiva la medaglia. Comunque va, uccide il suo comandante, uccide la moglie, si suicida per questa ragione. È una ricostruzione che francamente basisce, perché è un ragazzo giovane. Io ho sentito la fidanzata con la quale ci sentiamo, con la quale stava insieme fino a qualche, neanche un mese prima di questo evento. La sua fidanzata mi ha messo in contatto con un gruppo di suoi amici, mi hanno raccontato di un ragazzo giovane che amava la vita, un ragazzo generosissimo, disponibile, che aveva tanti sogni e soprattutto che voleva tornare in Svizzera. Che motivo aveva di fare una strage per una medaglia quando lui se ne sarebbe comunque tornato a casa sua? E allora che film ti sei fatta tu? Io devo dire che una cosa che mi ha molto colpito è la ricostruzione che l'ufficio del promotore fa, proprio perché per circoscrivere l'ambito interno noi dobbiamo tenere conto di una cosa, che loro non fanno entrare la polizia italiana. Il primo caso importante in Vaticano c'era stato l'attentato al Papa, la sparizione di Emanuela, che in virtù del concordato viene delegato alle autorità giudiziarie italiane. Loro hanno 3 morti in casa, viene chiamata l'ambulanza che viene lasciata a Sant'Anna, viene rimandata indietro, nel fascicolo c'è scritto per questioni di riservatezza. Io credo che loro un colpevole vero non l'abbiano mai cercato. Anche la ricostruzione che loro fanno, con la quale escludono l'esistenza di un quarto uomo, è una ricostruzione che non mi convince per niente. Si parla di 3 bicchieri, 4 bicchieri,
la sala stampa immediatamente ha smentito l'esistenza di questi quattro bicchieri, eppure non c'è un video di quel posto, ci sono solo 38 foto, peraltro fortemente disordinate, di quel posto. La suora che sostiene la vicina di casa che avrebbe visto per la prima volta il piede della signora Gladys non riconosce voci, non sente niente, ha tutta una serie di confusioni in testa, eppure è sicurissima, l'unica cosa di cui è certa, che i passi nel corridoio appartenessero ad una sola persona. Nessuno viene censito sulle entrate e sulle uscite. Va detto, io ho fatto un sopralluogo, che è importantissimo, quindi ringrazio anche il comandante Graff che mi ha consentito per ben due volte di avere accesso alla guardia. Dal quartiere si accede in un minuto nel palazzo apostolico, non se ne accorge nessuno. Cioè le persone possono entrare e uscire senza nessun problema, transitando lungo il colonnato di San Pietro, andando nella piazza e andando ovunque. Ma loro l'hanno veramente cercata una quarta persona? Non l'hanno cercata. Non hanno neanche censito adeguatamente le persone che c'erano. Perché tu parli di una quarta persona? Non potrebbe invece essere... Potrebbe essere una quarta loro persona. No, io parlavo, non potrebbe essere in realtà Cedric la vittima e Esterman il colpevole? Allora, Esterman ha due colpi, almeno se io... Allora, partiamo dal presupposto che quel minimo di perizia, quel minimo di perizia che c'è agli atti, rispetto alla quale io ho potuto ricostruire poco proprio perché non mi facevano ricopiare, in realtà Esterman sembra avere subito un'esecuzione, due colpi secchi, quindi io penso che difficilmente lui possa avere ucciso qualcuno. Quindi secondo me è presumibile che se ci fosse stato un conflitto a fuoco non è un'arma di cui che si deve cercare, ma se ne devono cercare due. Io non ho trovato nel fascicolo l'arma repertata, non si sono visti i bossoli, quindi tutta una serie di cose che secondo me andavano necessariamente approfondite. Secondo me loro non erano soli là dentro, c'era qualcun altro che se n'è andato indisturbato. Dobbiamo parlare del movente, del possibile movente. Questa è una faccenda un pochino più complessa. Più complessa, per cui si possono fare delle ipotesi. Certo è che l'unica cosa di cui sono certa è che quello che si è letto sui giornali circa una presunta omosessualità di Cedric, e quindi una lotta legata a discorsi interni, è una stupidaggine immensa. Cedric viene appunto descritto dalle persone che lo conoscono come un ragazzo giovane a cui piacevano le donne, che non aveva conflitti con nessuno, quindi difficilmente, cioè impossibile francamente, faccio fatica io a pensare che potesse avere un interesse nei confronti di Gladys, che aveva l'età della madre. Gladys aveva l'età della madre, cioè lui era un ragazzo giovane, bellissimo, era bello come il sole, Cedric, e i suoi amici mi raccontano che era gettonatissimo, non aveva nessun interesse nei confronti di questa signora, cioè questo me l'hanno escluso tutte le persone a cui non si è rivolta la gendarmeria per fare delle indagini. Quindi secondo me le motivazioni riguardano Esterman, ma non riguardano Cedric. Riguardano Esterman, ma non riguardano Cedric. Appunto. Riguardano Esterman, ma non riguardano Cedric. Non svegliamo tutto quello che c'è, però andiamo un po' oltre. Perché allora c'è una stanza, ci sono appunto tre vittime, c'è un possibile quarto uomo che dobbiamo collocare nella Città del Vaticano, secondo te? È sicuramente una persona che si muove indisturbata, perché l'ufficio del promotore dice non c'è nessuno che esce dal cancello di Sant'Anna. E chi l'ha detto che devo uscire da Sant'Anna? Possiamo dire che c'è qualcosa che riguarda anche e soprattutto le guardie svizzere come corpo, più che un fatto personale? La questione che mi sono posta io è: perché non è stata fatta un'indagine interna della guardia? Sono morte, è morto il comandante, è morta la moglie del comandante, è morto un vice caporale. Sono morti dentro l'appartamento del comandante. Perché la guardia svizzera non fa un'indagine interna? Questa è la prima cosa.
Secondo, e un'altra cosa che mi lascia basita, è: vengono interrogate le guardie, solo alcune. Io mi sono fatta dare l'elenco di tutte le guardie svizzere che erano in servizio nel 1998. Non è stata interrogata neanche la metà. L'altra metà, perché non è stata interrogata? E a nessuno è stato chiesto: tu, soldato, dove eri lunedì sera tra le 20 e 30, come vediamo in ogni film giallo, tra le 20 e 30 e le 21 e 30? Non è stato chiesto a nessuno. Quindi le guardie in quel contesto si sono mosse assolutamente indisturbate, senza peraltro che nessuno gliene chiedesse conto. Io, naturalmente qui ci sono tutti i dettagli, tutti i particolari, e io vorrei tornare al silenzio, al muro, a tutto quello che appunto poi con cui ci si scontra quando si cerca di risolvere un mistero che riguardi la Città del Vaticano. Tu, abbiamo parlato di Manuel Orlandi, tu hai parlato dei casi di abusi, ci sarebbero tantissime, no? Altri casi, perché poi il promotore di giustizia lavora anche su casi che noi non conosciamo, ma fermiamoci a quelli noti, cioè, compreso l'attentato al Papa, che mi pare poi il mistero dei misteri. C'è qui il dottor Martella che ha indagato, nell'indagine dell'attentato al Santo Padre dell'81. Grazie Ilario, di essere stato qui con noi. Se lei vuole dire qualcosa, noi saremmo onorati se lei volesse dirci qualcosa. Aspetti, le porto il microfono. Grazie Ilario, davvero di essere qua. Aspetta il microfono. In un certo momento quella carenza assoluta e la inesistenza di un'attività processuale, cioè praticamente si è andati avanti con norme abbastanza risalite nel tempo, non ci si è curati minimamente di adeguarsi a quelle norme che si riportano alla tutela dell'uomo, e quindi praticamente poi guardi Laura, il discorso è questo, e se veramente da sorridere o da piangere non lo so, quando all'inizio c'è da una parte la Varovaz che dice questo è un fatto che si spiega facilmente perché a un ragazzo andava di volte il cervello e quindi ne ha fatti uno di due insieme e poi si è suicidato, e poi il pubblico ministero del Vaticano, il promotore di giustizia, arriva a un certo momento a concludere che la questione si risolve con insufficienza di cuore. Questa è la cosa più vergognosa. Bravo Ilario, bravo. Cioè, nel senso che, grazie. Che loro stessi dicono che noi siamo incapaci di risolvere questa questione, quindi è un'insufficienza di cuore, quindi una dichiarazione di, diciamo, inettitudine o non so quanto involontaria a risolvere il problema. Poi per quanto riguarda la questione di Emanuele Orlandi, approfitto per dire che noi ci sentiamo, diciamo, relativamente spesso, siamo su strade diverse, perché grazie. Per me la vicenda Orlandi è esplicitamente politica e di un equilibrio internazionale, invece dall'altra parte però si potrebbe fare qualche volta un discorso con noi. Faremo un dibattito. Grazie Ilario. Perché in l'ultimo momento anche siamo a 40 anni da quello dell'Orlandi, è il momento di trovare risolve, non si può più andare avanti così. Ci sono delle cose, dei documenti che sono veramente di una chiarezza inaudita, dove si sente con assoluta, diciamo, appunto certezza che c'è una mano politica, cioè che all'epoca, poi io chiudo perché altrimenti fuori discorso, all'epoca c'è stato veramente un interesse a fare in modo che si dimenticasse la vicenda bulgara e si accentrasse tutto sul rapporto tra Ludovici e Agita. Questo è un falso. Grazie. Va bene. Grazie. Questo lo approfondiremo.
giustamente il dottor Martella dice sono norme arcaiche, sono norme appunto, sono rimasti indietro, eccetera, però poi c'è sempre una verità processuale, ma c'è anche una verità, no? Noi cerchiamo sempre la verità processuale, ma dobbiamo cercare anche la verità dei fatti. Eh sì, noi dobbiamo cercare la verità storica, con la speranza che poi converga in quella processuale. Esatto. Allora io ti chiedo, che cosa si può fare da oggi, anzi da questo libro in avanti? Nel senso, noi abbiamo parlato di silenzio, abbiamo parlato di muri. C'è un modo, secondo te, sempre con il tuo appunto, la tua determinazione, la tua goccia, eccetera, ma c'è un modo di scalfirlo questo muro, di rompere questo silenzio? Io credo che situazioni come queste possano mutare indirizzo solo con la volontà dei piani alti, anzi altissimi. Cioè chi interviene su vicende del genere e dà degli input importanti possono essere solo il Santo Padre o la Segreteria di Stato. E anche la Segreteria di Stato su vicende del genere lo fa dopo aver sentito Santa Marta. Questo è un fatto. Ora, in virtù di questo e anche in virtù della mia irritualità, siccome ritengo che questa famiglia, Viet, Melinda e Sara, hanno subito un'ulteriore onta, sapendo che io ho potuto lavorare nelle condizioni con cui ho lavorato, avendo anche loro piccoli pezzettini di informazioni, perché io sono riuscita a portare a casa piccoli pezzi in quelle condizioni, allora io ho ritenuto, proprio per quello che ti dicevo, perché la giustizia viene esercitata nel nome di Sua Santità, di mandare una copia del mio libro sia al Santo Padre che al Segretario di Stato. Al Segretario di Stato perché era già intervenuto su questa vicenda in qualche modo, e al Santo Padre perché secondo me il Santo Padre non lo sa, rispetto ad una vicenda del genere non lo sa, e siccome appunto lui è titolare di tutti i poteri in quel paese, in quello Stato, allora secondo me era giusto che lo sapesse, e io ho scritto. Mi ho mandato il libro con una lettera personale in cui gli rappresentavo delle cose. E il Santo Padre mi ha risposto, incredibilmente, mi ha mandato una lettera personale, quindi siccome personale non mi va a svelare il contenuto, non è giusto, però ha risposto. E siccome lo ha fatto anche in modo abbastanza spedito, io voglio prendere, e mi auguro che questo possa essere anche un piccolo aiuto per la famiglia, io spero che questo piccolo passo possa essere il primo di un percorso più lungo per dialogare, perché senza le autorizzazioni appunto dei piani alti non sarà possibile mai risolvere questa vicenda, non ci sarà nessuna verità che potrà essere presentata senza un dialogo. Cioè, quindi io ritengo opportuno aprire un dialogo e, ripeto, ho apprezzato moltissimo che Francesco è una piccola goccia, piccola rispetto a 20 anni, 24 anni di silenzio, però è il primo pontefice, il primo, vero Unghetti? Sì, è il primo pontefice che risponde rispetto a questa cosa, quindi speriamo che questa goccia diventi un bicchiere d'acqua, poi un laghetto e poi che possa diventare terzo papa, è il terzo papa, vieni. Sì, sì. Papa con affetto. Pa quindi... un, pa due, pa tre, o mamma. Quindi loro si sono interfacciati, Huguette, Melinda, Sara, insieme a Luc Brosselet, l'avvocato Berger, per 20 anni, 20, 22 anni hanno continuato a scrivere, nessuno gli ha mai risposto. Francesco mi ha risposto con delle parole molto belle nei confronti di Muguette, quindi io spero che si possa andare finalmente oltre e finalmente si apra uno spiraglio e ci sia davvero quell'accoglienza di cui tanto si parla e che io francamente non ho riscontrato. L'accoglienza comincia da questo, poi dopo l'accoglienza bisogna sedersi, ragionare, verificare e lì magari verificare l'effettiva volontà di volere consegnare alla famiglia la verità, ma prima di questo, visto che le indagini sono state fatte malissimo,
la prima cosa che andrebbe fatta è riabilitare immediatamente il nome di Cedric. Cioè gli atti non possono indicare Cedric così come l'indagine è stata fatta come colpevole. Quindi il primo passo da fare, secondo me, è riconoscere di avere sbagliato e ridare adeguata dignità a questo ragazzo. Quindi diciamo che al di là della verità dei fatti è la verità processuale che tu stai cercando. Tu non ti arrenderai fino a che non ci sarà questo. Questo possiamo dirlo? Ma assolutamente sì, cioè, finché la famiglia vorrà questo da me, io sarò con loro cercando questo. Una riapertura delle indagini, secondo te? La verità. La verità. La verità. Bisogna consegnare alla famiglia la verità. Questa famiglia ha diritto di sapere perché questo ragazzo è morto nel momento più bello della sua vita e perché un'ora dopo la sala stampa l'ha consegnato al mondo come un assassino suicida. Qualcuno ne deve rispondere. Laura. Esistono delle persone, delle emozioni, dei luoghi, dei sapori, degli odori nei quali ci rifugiamo quando abbiamo bisogno di riposarci, di ritrovarci, di essere noi stessi, soli, nelle nostre nude intimità. È una sorta di viaggio in ciò che siamo e vogliamo, per davvero, che ha il sapore forte e incontaminato della libertà. È una dimensione difficile da spiegare perché è senza tempo, senza spazio, né giudizio. È in quella dimensione io sono io. La chiamo la cosa. E senza di essa il verde è meno verde, il blu è meno blu, il rosso è meno rosso. È un rifugio appagante, una sorta di stazione di servizio dove fare il pieno gratis senza fare neppure la coda. La cosa mi rigenera, mi ricarica, mi regala mucchietti di felicità. E la felicità, lo sappiamo tutti, è una faccenda assai complessa nella gestione e nei costi. Questi anni difficili, senza la cosa, sarebbero stati ancora più difficili. Invece, ai momenti in cui avrei mandato tutto per aria, si sono affiancati quelli in cui ho rimesso insieme i pezzi e mi sono ritrovata ancora più forte, più lucida, più determinata. Qualche volta mi sono persino sentita invincibile. La felicità è uno stato di grazia che dovremmo almeno una volta annusare tutti. Coscienti che le risorse per mettere il naso all'insù le abbiamo dentro di noi e che dobbiamo solo attivarle. Finito il mio lavoro di studio degli atti, era il momento di tirare le somme di questa vicenda. Ero fermamente certa che Miguel avesse subito un torto immenso, che il suo diritto di difesa fosse stato leso in modo incontrovertibile e che io stessa fossi stata vittima di decisioni che nulla hanno a che vedere né con la giustizia né con la carità cristiana. Ho vissuto giornate sofferte in cui sentivo di dover scegliere come procedere per Huguette e per me. In una delle tante notti in cui non riuscivo a dormire e non avevo voglia di vedere Morti ammazzati su Netflix, mi alzai e feci un giro nella mia libreria alla ricerca di qualcosa da leggere. Scelsi uno dei miei libri preferiti, Le lettere a Lucilio di Seneca. Niente ci appartiene, solo il tempo è nostro. Mi mancò l'aria. Nonostante quella lettera la conoscessi benissimo, certi momenti ci vengono portati via, altri sottratti, altri ancora si perdono nel vento. Ma la cosa più vergognosa è perdere tempo per negligenza. Ora era tutto chiaro. Decidere è recidere. Avevo scelto. Avrei dovuto incontrare Miguel poco dopo. Le dissi cosa avrei voluto fare. Mi guardò con i suoi occhi vispi e mi disse sì. Un altro abbraccio.
La presenza di Cedric ormai era cemento tra noi e lo è ancora. Se qualcuno vuole fare domande, Laura è disponibile. Nessuno ha curiosità, non ci posso credere. È sempre così. Poi però se uno parte ce ne sono tutti. Tutto. Cioè, allora la domanda te la faccio io. Bene. Mi piacerebbe proprio il primo incontro con Muguet, cioè questo vostro dove lei si aggrappa a te e poi alla fine tu ti aggrappi a lei in qualche modo. È stata. Muguet è energia, lo è veramente energia. Io l'ho vista e come ha letto prima Laura, io mi ero fatto un'idea di lei diversa. Pensavo di trovare una donna che era stata distrutta e corrosa dall'odio e lei mi ha stupito, perché lei è invincibile nella sua idea di volere solo la verità. Per me è una cosa che ho detto anche qualche altra volta, conoscere Muguet, conoscere Melinda, conoscere Pietro, conoscere la famiglia Orlandi è stato un immenso privilegio, perché sono persone che mi hanno insegnato tantissime cose: il coraggio, la determinazione, la sopportazione e soprattutto la pazienza. Queste persone hanno una forza immensa, non lo so dove la trovano, perché hanno probabilmente il coraggio della verità, che è veramente difficilissimo da trovare. Io ti ringrazio, Muguet, di essere qua, per questi passi che stiamo facendo insieme e per il coraggio che mi hai insegnato. Grazie a tutti.